Allora, qui con noi c'è il signor Mario, papà di Carlo. Ecco Carlo. Carlo si è operato da noi un anno fa. E Marzo, il 10 marzo 2011. 11, quindi più di un anno fa. Il papà è qui per parlarci della sua esperienza. Prego, Mario. Allora, io ritengo che l'intervento che ha subito Carlo, anche se non ha avuto effetti miracolosi, questo è dovuto al fatto che lui purtroppo già la sua malattia sta in uno stato avanzatissimo, quindi già aveva perso completamente l'uso degli arti. Quello che ho visto in modo epidermico è stato un guadagno da parte della circolazione, perché lui aveva gli arti sempre gelidi e la stessa notte dell'intervento, nel toccargli le mani, vedi che era a temperatura ambiente, quindi a questo punto di vista senz'altro c'è stato un guadagno. Per le altre cose purtroppo no. Sono rammaricato dal fatto che nonostante ci siano stati vari interventi da parte dei mass media, questa sperimentazione solo adesso sembra che partirà a maggio. Io in altre occasioni ho detto ai responsabili della AISM, oppure a altri interventi con neurologi, che io ritengo che come i cordoni di San Francesco trattengono le spade, così le case farmaceutiche hanno fatto di tutto per rallentare la sperimentazione. Io non penso che questo intervento possa essere risolutivo o comunque possa essere miracolistico, però è una strada da intraprendere perché chi sta in questo, anche da un punto di vista, a parte i disagi fisici che ci sono, di dolore, di sofferenze degli ammalati, familiari e quant'altro, ma anche da un discorso proprio fatto, chiedo scusa alle casalinghe, ma proprio terra-terra, a livello di casalinghe, se l'intervento da parte del Servizio Sanitario Nazionale a livello di medicinale costa dagli interferoni al copacasone, al midoxandrone, all'avonex, alla cannabis che più neanche noi, costa qualcosa 50-60 mila euro all'anno solo di medicinale, senza pensare agli interventi, senza pensare all'assistenza farmaceutica, senza pensare alla perdita di lavoro, senza pensare al sistema pensionistico, all'inabilità, eccetera. Questo già dovrebbe mettere le condizioni di tentare questa strada, perché con un costo tutto sommato sostenibile, oggi purtroppo da parte solo dei pazienti, che molto spesso non possono recuperare neanche il 19% sull'IRPEF perché hanno una pensioncina irrisoria, per cui lo Stato non rimborsa l'IRPEF, cioè lo Stato non dà l'IRPEF, rimborsa però lo rimborsa di uno a pagata. Nel caso è uno paga poco, non riesce neanche a recuperare le spese Le sanitarie. spese. Soprattutto poi, quando poi si è fiscalmente indipendente, come a volte si cerca di fare per gli ammalati, pensando di renderli indipendenti da un punto di vista economico. Poi succede che ci si accorge, strada facendo, che a volte questo è un danno. Quindi, ritornando al fatto prettamente economico, io ritengo che con una spesa minima il Servizio Sanitario Nazionale dovrebbe intraprendere a livello nazionale questa sperimentazione, accelerarla. E poi, se purtroppo non si può fare niente, vabbè, le grandi aziende investono in ricerca, pur casomai sapendo che la ricerca non va in porto, però un tentativo va fatto. Grazie mille Mario, la Ecco, ringrazio. grazie Ciao Carlo!